abbassale, abbassale con le canzoni senza fatti e soluzioni, la mala sanità, la santità, più la sposa in bianco, il maschio forte, i ministri puliti, buffoni di corte, ladri di folli, che più superpensioni, che più ladri di stato e stupratori, il grasso ventre dei commendatori, diete politicizzate. Amici telespettatori, telespettatrici, pensionate e pensionati, eccoci di nuovo con voi per l'appuntamento del venerdì con pensionati e non solo. Questa trasmissione che ormai, ecco, entra nelle vostre case attraverso il sottoscritto che ne è il responsabile, per darvi una dimensione diversa di informazione. Noi pensionati d'Europa riteniamo che nella nostra città si possa vivere meglio, riteniamo che le nostre municipalità, perché questa città è divisa in 10 municipalità, sono sottostimate e sono trattate veramente male. Noi abbiamo una città dalle mille risorse, abbiamo una città che potrebbe dare lavoro a tutti i napoletani, abbiamo una città che con le sue risorse naturali storiche, ecco, potrebbe veramente arricchire tutti quanti noi. Invece purtroppo c'è una maledizione su questa città, che praticamente ci ritroviamo in costanza di una politica che ha perso di vista che cosa la politica deve fare. Cioè, come il Capo dello Stato qualche settimana fa ha detto, fin quando la politica non riacquisterà la visione della buona gestione, la visione di quello che deve essere il futuro, niente da fare, noi non avremo mai bene. La città di Napoli si trova in questa maniera, la città più bella del mondo. Noi adesso siamo in Piazza Carlo III, è l'ultimo giorno delle tre trasmissioni dedicate a Stella San Carlo Arena. Questo quartiere, questa municipalità, la numero 3, che come le altre amministrativamente è composta da un presidente, da 30 consiglieri e da 4 assessori di municipalità. Tutte queste persone dovrebbero attendere alla gestione delle strade, delle fogne, dei giardini, delle scuole, di tutta la realtà che interessa il territorio di Stella San Carlo all'Arena, che sono circa 10 km quadrati che partono, ecco, da questa piazza, vedete, percorrendo la via Foria. Noi arriviamo, passando per il museo, per Santa Teresa, nella parte alta di questo quartiere, mentre sulla destra ci ritroviamo ad attraversare il quartiere Stella. Sono i quartieri popolari di Napoli, sono i quartieri dove vive gran parte della popolazione napoletana, perché la densità della popolazione in queste zone è molto alta. Siamo in Piazza Carlo III, vedete, piglia il nome da Carlo III di Borbone. Noi, questa zona, questa via Foria è stata realizzata sotto la gestione dei regnanti di allora, e questo percorso, questo corso praticamente che ci porta fino alla zona alta della città, è stato ideato a suo tempo, compreso il corso Amedeo di Savoia. Dico, possibile mai che a distanza di tanti anni, dal dopoguerra, ormai sono passati oltre i 70 anni, ma che cosa è successo nella nostra città? Siamo diventati poveri, noi non abbiamo più risorse che ci producano gli effetti economici desiderati. Abbiamo una disoccupazione giovanile, soprattutto tra le più grosse d'Italia. Abbiamo la mancanza di insediamenti industriali che a poco alla volta sono stati tutti quanti dismessi. Queste zone
che stiamo percorrendo ci hanno fatto conoscere delle realtà assolutamente eccezionali in termini di bellezze che potrebbero essere sfruttate e potrebbero costituire l'alternativa alle dismissioni delle aziende napoletane, quelle grosse, quelle che magari in qualche tempo hanno anche deturpato il territorio, il bel panorama di Napoli. Allora vi voglio dire, alle mie spalle, vedete, c'è questa grande struttura e in questa piazza, che le immagini vi mostrano zozza, maltenuta, schifosamente gestita, è come verde, è come pericolosità della piazza stessa, è come frequentazione. Noi siamo qui di sabato, ma vi rendete conto? Non c'è niente, perché chi volete che porti i suoi bambini e con quale interesse gli anziani potrebbero stare? Questa è diventata una piazza ricettacolo nelle notti dei senza fissa dimora, magari degli stranieri che non sanno dove andare. A fronte di che cosa? Questa struttura mastodontica, vedete che alle mie spalle, ha la sua denominazione antica di albergo dei poveri. I pensionati d'Europa in tempi recenti hanno raccolto delle firme, hanno fatto una petizione popolare e hanno chiesto che questo albergo, di fronte a quanto sta succedendo nell'Italia intera e di fronte a quanto sta succedendo a Napoli, dove gli stranieri, i senza fissa dimora sono diventati tanti, noi abbiamo proposto che questa struttura, ecco, attrezzata nella maniera migliore, ecco, senza troppe spese, senza dover pensare a progetti mastodontici, in larga parte di essa venissero realizzate i dormitori pubblici, la struttura per accogliere i poveri, per mettere in condizioni che abbiano un tetto, che non siano costretti a dormire sotto le panchine, ad esempio di questa piazza, oppure sotto la stazione centrale o sotto le stazioni della metropolitana. Non viene fatto niente. Abbiamo raccolto oltre 5.000 firme, abbiamo chiesto al sindaco di Napoli di interessarsene, abbiamo chiesto al Ministero degli Interni di interessarsene, niente, zero, 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 zero. Perché? Perché questi perseguono strade che non hanno niente a che vedere con la realtà vera, con quella realtà che noi viviamo e che vede maltrattati i napoletani, che vede maltrattare i più deboli, che vede maltrattare i pensionati, che vede maltrattare gli invalidi, che vede maltrattare i senza fissa dimora. Tutto delegato alla Chiesa, tutto delegato alle organizzazioni religiose. Il Comune di Napoli non ci mette lingua, non ci mette niente di suo, non realizza niente per dare una vivibilità a queste classi maltrattate della nostra cittadinanza. Ora noi riconfermiamo in questa ultima trasmissione di Stella San Carlo all'Arena che con i cui cittadini, i 100.000 abitanti di Stella San Carlo, che comprende, lo voglio ripetere per coloro i quali, ecco, non hanno seguito la trasmissione nelle puntate precedenti, è composta questa nostra municipalità, la numero 3, la terza municipalità di Napoli, dalle zone di Capodimonte, importante realtà, dove c'è un museo, dove c'è la Reggia, dove c'è la Basilica, dove vanno a riposare i cardinali napoletani quando ci vogliono andare. Ecco, la Basilica del Buon Consiglio, con tutte le strutture annesse, molte delle quali sono state cedute per alberghi, come al solito, ecco, che vanno ad arricchire, a realizzare strutture di ricezione turistica importanti pure esse, però vedete, vengono realizzate a prescindere dagli input del Comune di Napoli. E poi c'è la
doganella che la vedete alle mie spalle, c'è la Foria, c'è Mater Dei, ci sono i Ponti Rossi, ci sono il rione Amicizia, che è un grosso rione popolare che vive in questa zona, il rione Sanità, enorme, che purtroppo diventa popolare a livello nazionale soltanto per cronaca nera, e questo è molto grave perché in quel rione sono nati uomini illustri. In quel rione dal 56 al 62, attraverso l'opera di un sindaco che non viene ricordato a Napoli per faziosità politica, va bene, che stava cambiando Napoli, rendendola allora, in quegli anni, la prima in termini di ricettività turistica. Ebbene, questa città, questo sindaco, in quella zona ha salvato la vita delle persone. Quando veniva a piovere, se lo ricordano i cittadini di quella zona, si allagava tutto. Oggi non succede più. Perché? Perché sono state fatte le infrastrutture necessarie. Però dopo quella gestione, che non è stata interrotta dal consenso dei napoletani, ma dal tradimento della politica, l'ultima gestione di Lauro, sindaco di Napoli, è stata caratterizzata dalla fuoriuscita di 7 eletti nella lista di Stella e Corona, e che passarono armi e bagagli al servizio della Democrazia Cristiana. Li chiamarono i 7 puttani, e da allora Napoli ha vissuto momenti di immiserimento, e noi vorremmo che i napoletani rivedessero la storia. Noi ce la mettiamo tutta in termini di informazione, perché facciamo un'informazione diversa rispetto a quella che ci viene propinata dalla grande stampa e dalla grande televisione. Noi vogliamo rimettere in sesto un'informazione diversa. Lo facciamo in giro per le municipalità napoletane, lo stiamo facendo in giro per i quartieri di Napoli, per le strade di Napoli, tentando di illustrarvi qual è la realtà vera di queste zone. Allora, noi vorremmo, e vi invitiamo, guardate napoletani, amici che siete in ascolto, noi non siamo presenti nelle istituzioni, noi non abbiamo responsabilità di governo, noi non ne abbiamo avute nel passato. Noi vogliamo essere utili sulla base delle nostre esperienze di osservatori, di giornalisti, di amici del popolo, di gente che vive tra il popolo, che ne conosce le situazioni, e di gente che ha avuto all'interno delle istituzioni la possibilità di conoscere le istituzioni stesse e di creare, ecco, nel proprio animo quella rivolta ideale che potrebbe consentire di dare un grande contributo nel momento in cui voi accogliete il nostro messaggio. Qual è questo messaggio? Il messaggio è quello del rinnovamento delle istituzioni. Il messaggio è quello di mandare in consiglio comunale persone che non hanno niente a che vedere con la politica tradizionale, di persone che scelgono di partire dal basso, cioè di partire dalle municipalità con la propria candidatura, di partire dal consiglio comunale con la propria candidatura, di magari di ritornare in ballo, perché nel passato, ecco, nel passato da far risalire al 30 anni addietro, 35 anni addietro, con l'esperienza di vita maturata può ritornare ad essere presente nelle istituzioni attraverso le nostre liste, quelle che noi intendiamo presentare a maggio dell'anno prossimo, per dare a Napoli un grande contributo di idee, un grande contributo di sacrificio, un grande contributo nei termini di quella visione che abbiamo e che è necessaria di buona amministrazione della città stessa. Noi siamo nelle condizioni di poter fare tutto questo, perciò vi lanciamo il messaggio, perciò vi diciamo: scendete in campo insieme a noi, ma non lo fate soltanto per
un tornaconto personale, fatelo per il tornaconto delle vostre famiglie, ma delle famiglie tutte quante, le famiglie napoletane. E voi amici di Stella San Carlo all'Arena, che avete conosciuto tanto di quel personale politico, tanto che vi ha portato a sperdere, personale politico di destra, di sinistra, di centro, personale politico che ha lasciato nel vostro animo soltanto rabbia, personale politico che non vi ha restituito niente di quel consenso che voi avete dato fiduciosi e che doveva portare alla buona amministrazione della cosa pubblica sul territorio di questo enorme quartiere. Allora noi vogliamo ricominciare da capo, lo vogliamo fare insieme a voi, lo vogliamo fare con voi che vi candidate, lo vogliamo fare con voi giovani che ci tenete al vostro futuro e che lo volete costruire insieme a noi, basandovi sulle nostre esperienze, sfruttando le nostre esperienze che noi siamo pronti a trasmettervi. Noi siamo coloro i quali vogliono darvi la possibilità di vivere questa nostra città, partendo dai nostri quartieri. Questo quartiere che noi abbiamo girato lunedì, mercoledì e venerdì, lo abbiamo girato, ecco, partendo dall'alto dei Colle Aminei, scendendo giù a valle, ecco, a Santa Teresa, venendo qui a Piazza Carlo III, questo enorme quartiere che noi fra due mesi ripercorreremo nelle strade che non abbiamo percorso oggi, che non abbiamo percorso mercoledì scorso, che non abbiamo percorso lunedì scorso, che però noi abbiamo impiegato per illustrarvi Stella San Carlo all'Arena, per dirvi che lo spreco di denaro pubblico costituito da quello che noi sborsiamo per mantenere in piedi anche la municipalità numero 3, con il suo presidente, con i suoi assessori, con 30 consiglieri di municipalità, con l'impalcatura dei servizi amministrativi, con l'impalcatura dei servizi tecnici dislocati in più punti della municipalità. Questo è anche giusto per dare un servizio migliore. Purtroppo questo servizio migliore non arriva, purtroppo questo servizio migliore non lo registriamo. Registriamo purtroppo una cattiva gestione della cosa pubblica, registriamo che 30 più 1 più 4 con il costo che hanno, perché ognuno di loro porta a casa un emolumento e il presidente ne porta uno abbastanza rilevante, ecco, ne abbiamo parlato nelle settimane scorse, ecco, non è giusto che i cittadini non ricevano in cambio niente. Questa struttura di municipalità costa, noi la vogliamo rendere produttiva per i cittadini, i 100.000 abitanti di Stella San Carlo all'Arena, ma non solo, di tutti coloro i quali abitano il territorio napoletano e di tutte e 10 le municipalità di Napoli. Noi torneremo su Stella San Carlo all'Arena tra due mesi, perché completeremo il giro dei nostri quartieri, anzi io preannunzio che la settimana prossima saremo nella municipalità numero 2 su Monte Calvario, San Giuseppe, Porto, Avvocata, e per parlare di un'altra zona popolare di Napoli che è importante anch'essa e che insieme a Stella San Carlo all'Arena potrebbero tranquillamente creare quella rivoluzione di cui vi ho parlato all'inizio della trasmissione. Ora voglio chiudere questo appuntamento con voi, amici di Stella San Carlo, dicendovi: presso la sede di questo nostro partito, se volete, di questo nostro movimento dei pensionati d'Europa, in via Iannelli 392-398, noi continuiamo a raccogliere firme per la petizione popolare che abbiamo avviato a Piazza Carità la settimana scorsa.
Perché abbiamo raccolto queste firme? Per insistere sul fatto che i pensionati non devono essere dimenticati. Abbiamo detto i pensionati, dimenticare i pensionati è un delitto. Noi vogliamo gli 80 euro che sono stati dati ai lavoratori dipendenti. Vogliamo che la nostra salute non venga messa in pericolo negli ultimi 4 mesi dell'anno. Vogliamo che la medicina preventiva ci sia consentita e che sia gratuita per gli ultra 65 anni. Non è pensabile che ci dobbiamo pagare i medicinali, che ci dobbiamo pagare le cure mediche, che ci dobbiamo pagare le cure specialistiche e che tra l'altro ci vengono impedite attraverso la sanità privata, cioè i centri convenzionati, negli ultimi 4 mesi dell'anno, in presenza di strutture pubbliche che non funzionano. E poi, ecco, è la nostra visione del futuro. I poveri nella nostra società non devono esistere e si è poveri con le pensioni al di sotto dei 1000 euro. Allora se si è poveri al di sotto dei 1000 euro noi dobbiamo portare le pensioni almeno ai 1000 euro. In caso contrario siamo coloro i quali vogliono affamare i pensionati e non ci stiamo. Vedete, io lotto con la mosca, siamo a Piazza Carlo III e le mosche ci mangiano. Siamo stati a Via Petrarca e le mosche ci hanno mangiato. Siamo stati nelle altre zone di Napoli e le mosche ci hanno mangiato. Ma grazie a Dio ci arriviamo di giorno, perché altrimenti ci mangerebbero i ratti, le zoccole, i toponi. Allora manca a Napoli la gestione amministrativa, che per la quale cacciamo tanti di quei soldi, paghiamo le imposte, l'IRPEF, paghiamo le tasse comunali, provinciali, regionali, paghiamo le addizionali comunali e regionali e adesso pagheremo anche le addizionali per l'area metropolitana di Napoli al posto delle addizionali provinciali. Allora vi vogliamo dire che di fronte a questo noi abbiamo dei diritti, questi diritti non ci vengono concessi, ci vengono negati. Pensionati e pensionate, ci dobbiamo ribellare, pensionate e pensionate, non vogliamo fare rivolte, non vogliamo mettere a ferro a fuoco la città, lo fanno gli altri. Noi vogliamo, a forti della nostra presenza, forti del nostro numero che rappresentiamo, forti con l'essere 20 milioni in Italia e 300.000 a Napoli, per ogni municipalità come Stella San Carlo all'Arena, noi abbiamo in Stella San Carlo all'Arena perlomeno 25.000 pensionati. Ci vogliamo mettere insieme? Vogliamo scendere in campo? Vogliamo formare le liste dei pensionati d'Europa? Chiamateci ai numeri in sovraimpressione, mettetevi in contatto con noi, venite a firmare le nostre petizioni presso il centro di Via Iannelli, servitevi di noi, siamo esperti nella maniera pensionistica, nella materia previdenziale, nella materia assistenziale, nella materia legale, servitevi di noi, venite presso il nostro centro, troverete un centro di ascolto che non esiste da nessuna parte. Amici telespettatori, telespettatrice, pensionate e pensionati, napoletani, scendete in campo con noi, riprendiamoci Napoli, riprendiamoci i nostri diritti, la nostra dignità, facciamo prevalere i principi che si sono messi sotto i piedi. Arrivederci, viva i pensionati, viva i napoletani. Che non ho è una camicia bianca, quello che non ho è un segreto in banca, quello che non ho sono le tue pistole per conquistarmi il cielo, per guadagnarmi il sole. Quello che non ho è di farla franca,
che non